Amici sportivi, buonasera da Bruno Conte e benvenuti alla settima puntata di Sport Puglia, il rotocalco sportivo settimanale che va in onda ogni venerdì alle 21 sul 288 del digitale terrestre. Questa sera una puntata importantissima, parleremo di calcio e di basket nella prima intervista con un personaggio importante dello sport nazionale, quale è Peppino Palaia, che per 36 anni è stato medico sportivo del Lecce, ora in forza nello staff medico dell'Enel Basket Brindisi in serie A1 di pallacanestro. Poi parleremo con un grande ex calciatore che ha vinto uno scudetto con l'Inter, di Giovanni Trapattoni. Parliamo di Totò Nobile, che ha legato il suo nome al primo gol del Lecce nella Serie A nel 1985-86. Quindi due personaggi tutti da seguire, due servizi che vi invito a seguire attentamente anche nei meandri delle parole che diranno questi due grandi personaggi dello sport. Non dimenticate Sport Puglia ogni venerdì ore 21, 288 di Delta TV digitale terrestre. Andiamo a sentire. Ospite d'eccezione di questa puntata di Sport Puglia, il dottor Giuseppe Palaia, specialista in anestesia e rianimazione, in medicina dello sport, in fisiatria, in agopuntura e in terapia manipolativa. Per 36 anni è stato medico del Lecce Calcio dal 1977 al 2013, ora da 3 anni è il responsabile dell'area medica dell'Enel Basket Brindisi nella A1 di pallacanestro. Su di lui è stato scritto anche un libro, Corri dottore corri, ne parleremo in parte tra poco. E tra i tantissimi aneddoti che lo riguardano, nella sua lunghissima storia sportiva di medico sportivo, anche uno storico striscione della Curva Nord con la scritta Forza Dottor Peppino, la Nord ti è vicino, uno dei suoi ricordi più belli. Ma parliamo del presente. Dottor Palaia, intanto benvenuto sulla nostra emittente. Com'è questa esperienza nell'Enel Basket Brindisi? Dopo 3 anni si può fare già un primo bilancio? Indubbiamente è un'esperienza estremamente positiva, perché comunque mi sono ad appena 68 anni mi sono avvicinato ad uno sport nuovo per me, che quindi mi ha creato, mi ha stimolato a raggiungere altri obiettivi e quindi ad avere a che fare con gente che gioca con le mani, prima invece con i piedi. E nel momento in cui qualcuno mi ha chiesto, uso una battuta che ormai conoscono tutti, mi ha chiesto come mai dal calcio, dopo 40 anni di calcio, al basket, ho risposto: c'è sempre un perché nella vita. C'è sempre un perché nella vita. Ma a proposito di perché, come si vince, dottor Palaia, a Sassari contro i campioni d'Italia? La vittoria di qualche giorno fa, direi clamorosa. È stata una vittoria sicuramente del gruppo, in primis del coach di Piero Bucchi e poi dei ragazzi che mettono tanta buona volontà e tanta qualità. C'è un ambiente indubbiamente che lavora all'unisono. Ci sono delle grandi sinergie, iniziando dal presidente Nando Marino, ai soci e a tutto l'entourage, che permette di creare le premesse per poter vincere anche a Sassari con i campioni d'Italia. In Eurocup invece le cose finora sono andate meno bene, con il Reggio Emilia e con i francesi delle Mans non è andata bene, un percorso molto impervio quello della Eurocup. Ieri sera ho fatto una battuta. Sono invincibili perché giocano con le mani, no? Quindi meglio di loro. Però, a parte la battuta, è chiaro che 2 impegni settimanali sono estremamente stressanti e quindi bisogna anche modulare bene i carichi di lavoro. Delle due manifestazioni bisogna sceglierne una, ma è preminente secondo me più il campionato dell'Eurocup. L'Eurocup è una bella vetrina che permette a Brindisi di stare nel panorama, diciamo, europeo, e quindi effettivamente è un salto di qualità per lo sport brindisino già inorgoglito dalla vittoria della Pennetta. Quindi a Brindisi non calcio, ma sicuramente basket e tennis sono gli sport dominanti della città. Senta, dottor Palaia, è vero che ha in qualche modo rifiutato di tornare nel Lecce, perché, se questo è vero? Ma sì, in effetti mi hanno proposto di rientrare, non ci siamo capiti,
e il ruolo che volevano affidarmi non era di mio gradimento. Quindi potrei dire garbatamente ho rifiutato, ma invece dico sgarbatamente ho rifiutato perché infatti mi sono anche un pochettino arrabbiato. Il ricordo più bello di quei 36 anni in giallo-rosso qual è? Senza ombra di dubbio lo striscione della curva nord, che mi fu fatto in un momento particolare della mia vita, quando lottavo con una neoplasia, ho visto che spontaneamente questi ragazzi della curva nord mi hanno dedicato lo striscione. È stato uno dei momenti di grande emozione che in questi anni mi ha coinvolto totalmente. Il ricordo invece meno bello, dottor Palaia? Il ricordo meno bello è stato quello di quest'anno, no? Il momento in cui io credevo di poter rientrare con il ruolo che mi è stato sempre attribuito, ho visto che invece c'era un pochettino una cortina intorno al mio nome, non ho capito il perché, alcune dinamiche mi sono assolutamente sconosciute. A proposito di ricordi, ce n'è uno che è rimasto nella memoria dei tifosi non solo leccesi, quando lei intervenne per salvare Marino, il giocatore dell'Udinese. Anche quello è stato un momento professionale, di grande emotività. Io allora ero anche l'anestesista, il rianimatore sul campo e quindi rianimai Francesco Marino dell'Udinese e fu un intervento che ho fatto insieme, feci insieme al dottor Antonio Montinaro, il cardiologo che ha lavorato con me per tantissimi anni e già allora noi portavamo in campo il defibrillatore e con l'autorizzazione della direzione sanitaria del Vito Fazzi lo portava Antonio Montinaro. E lo utilizzammo in campo e facemmo un qualcosa che poi è rimasto alla storia e sicuramente quando andammo a giocare il ritorno a Udine mi festeggiarono, mi regalarono una targa, furono molto carini. Certo, si trattò veramente del salvataggio di una vita, quella del calciatore, che poi, tra l'altro, qualche anno dopo venne a giocare nel Lecce. Sicuramente chi ci ascolta lo ricorderà. Gli amici che ricorda di più di quei 36 anni? 3-4 nomi, se ci sono. Amici, un po' tutti i calciatori, è evidente che ho legato in maniera particolare, cioè, diciamo, rapporto fraterno con Mazzone, ma lo dice ogni volta che viene intervistato e parla di Lecce, quindi è sicuramente l'elemento che mi ha dato di più dal punto di vista umano, perché abbiamo vissuto determinati momenti e mi è rimasto molto molto legato, ma tutti gli allenatori con i quali ho lavorato, i calciatori e soprattutto chi mi è stato accanto come mio collaboratore, parlo dei terapisti, no? Che mi hanno supportato e sopportato perché in alcuni momenti insomma, sono stato anche duro, ma comunque parlo di terapisti, ma parlo anche di preparatori fisici. Qualcuno lavora con me come Giovanni De Luca, qualcun altro ci sentiamo spesso e volentieri, come Mirko Spedicato e tanti altri, da Massimo Neri, ancora mi sento con Massimo e tutti quanti coloro i quali sono venuti a Lecce perché il mio ruolo, io non metto mai le specializzazioni che tu hai citato, la prima slide di ogni mia relazione nei vari convegni sta scritto Giuseppe Palaia, medico da campo, perché quello è il ruolo che mi sono dato e che ho svolto in questi 40, 45, perché ci sono 6 anni dello Squinzano, 36 del Lecce e 3 del basket, siamo a 45. Speriamo di arrivare a 50, anche se la vita, insomma, è un po', la mia vita professionale è abbastanza, insomma, pesante. Quali sono invece i non amici che ricorda particolarmente, se ci sono, ovviamente? Ma io il nome l'ho fatto anche con una certa tranquillità, è stato scritto anche sul libro che con molta delicatezza mi ha fatto Beppe Longo, un allenatore col quale non ho sicuramente legato perché andava in conflitto di competenza con me perché era un po' particolare ed è stato Cavasin, lo sanno tutti, 2 anni e mezzo di non medico ho fatto e è stato il neo della carriera del Lecce. Poi con gli altri c'è con chi ho avuto un rapporto prevalentemente professionale, con chi ho avuto un rapporto professionale prevalentemente umano, però con tutti ho avuto un buon rapporto. Si potrebbe chiederle a chi dire grazie per questi 36 anni, anche se rispetto a quello che lei ha dato mi sembra improprio, no?
C'è un grazie da dire, dottor Palaia? Ma il grazie soprattutto alla mia famiglia, che la mia vita è stata sempre, parlo dei figli, mia moglie, e è stata una vita un pochettino piena di impegni, quindi diciamo che ho staccato poche volte per la famiglia. E devo dire grazie soprattutto a loro. Però ecco, adesso incomincio a raccogliere i frutti, perché con i miei figli ci siamo messi a lavorare insieme, e quindi è una cosa estremamente eccitante lavorare con i figli, cercando di perseguire lo stesso obiettivo, che è quello di migliorare il nostro approccio professionale. Io con Antonio, che è fisioterapista, e Enzo, che si interessa dell'aspetto, diciamo, amministrativo, abbiamo creato questi centri di fisioterapia che hanno solamente un obiettivo, quello di non vendere fumo, di fare le cose concrete, nel bene e nel male, perché non tutte le ciambelle escono col buco. La medicina non è matematica, spero che per la gran parte ci siano dei buoni risultati, e altre volte bisogna riconoscere a volte i fallimenti. Lei parlava dei centri del gruppo Palaia, Human Care, naturalmente. Volevo estorcerle un grazie nell'ambito calcistico, perché lei ha ringraziato la sua famiglia, sua moglie e i suoi figli. Nell'ambito calcistico c'è un grazie. A Iurlano, Semeraro e un anno anche Tesoro. I presidenti, soprattutto Iurlano, il primo che mi ha accolto, mi ha fatto iniziare questa carriera di medico da campo, medico sportivo. Devo dire che il Lecce mi ha dato tanto, è stata una grande vetrina per me, però io poi alla fine penso di aver dato anche tanto al Lecce, sotto forma di sacrifici, di rinunce. E quello che mi rimane è indubbiamente il rispetto umano nei confronti di tutti e professionale. Quindi grazie a Iurlano, grazie a Semeraro. E qui vorrei spendere una parola in favore di Semeraro. Semeraro ha dato tanto per il Lecce. La fine del film non deve far dimenticare quello che ha fatto tanto Semeraro. Io poi ho un rapporto privilegiato soprattutto con Rico. Ho avuto veramente per me Rico è stato in assoluto il miglior presidente col quale ho collaborato. Lo dico apertamente. E anche grazie ai tesori, i quali mi hanno voluto, mi hanno accolto bene. Poi sono andato via per altri motivi, perché praticamente alcune dinamiche non mi piacevano, e perché poi mi è venuto meno l'entusiasmo in quel contesto lì. Che poi dopo un mese che ho lasciato il Lecce, un mese e mezzo, Nando Marino mi ha fatto entrare nel basket, ho cercato di provare a stare nel basket, perché dopo 40 anni mi sembrava un po' difficile riproporsi in un altro sport. Non l'avrei fatto in nessun'altra squadra di calcio, perché il Lecce rimane l'unica squadra di calcio nella quale io ho lavorato e finito lì. Senta, dottor Palaia, c'è invece, la domanda può sembrare provocatoria, in realtà non lo è, c'è invece un grazie che lei avrebbe voluto sentirsi dire e non ha sentito? Ma io adesso lo posso dire, perché anche se loro mettono in atto quello che sto dicendo, è indubbiamente qualcosa che ormai non vale più. Io mi sarei aspettato, dopo 36 anni di Lecce, una tessera omaggio. Era un atto dovuto che noi abbiamo fatto sempre cioè tutte le altre società, sia Iurlano che Semeraro ha fatto. Però questo omaggio, atto dovuto, dico, non l'ho avuto né dai tesoro quando sono andato via, né tantomeno dall'ultima società. Ritorniamo al Brindisi per concludere questa bellissima intervista, interessante come tutte le interviste che si fanno con il dottor Giuseppe Palaia. Enel Brindisi Dolomiti Trento, prossimo turno. Bisogna bissare l'iter vincente di Sassari. Mi toglie che partita sarà? Mi toglie la battuta, no? Abbiamo fatto Trento, facciamo 31. Favorita, però, al di là della battuta. È una squadra molto molto forte, Trento. Lo scorso anno perdemmo a Trento di molti molti punti, e spero di ripetere la partita di Sassari. Se ripetiamo quella gara non ce n'è per nessuno, speriamo, perché comunque
È uno sport indubbiamente coinvolgente il basket, anche se a me manca l'odore dell'erbetta, che era un odore stagionale, no? L'odore del prato era un odore, in inverno c'era un odore, in primavera un altro, in estate un altro, quello mi manca. E la famosa, quella famosa pezzetto di stadio mi manca, della curva nord. Senta, dopo i piccoletti che ci sono nel calcio, i normo dotati sul piano dell'altezza che ci sono nel calcio, lei è passato ai giganti. Nel Brindisi ci sono quattro americani quest'anno, che sono Reynolds, Scott, Banks ed Harris, poi c'è un nigeriano, Cadi, un croato, Milosevic, più gli italiani. Cosa cambia nell'assistere degli atleti così alti, giganteschi proprio? Allora, premesso che quando io mi confronto con loro parlo in dialetto squinzanese e quindi già anch'io sembro uno straniero per loro e per gli altri. L'approccio cambia dal punto di vista professionale, cambia il distretto che va in sovraccarico, no? Che è sport specifico, come l'epicondilite per il tennista, la pubalgia per il calciatore. Per i giocatori di basket c'è l'apparato estensore del ginocchio, rotula, tendine rotule, tendine quadricipitale, che va incontro a un sovraccarico. E quindi dobbiamo a volte concentrare l'attenzione soprattutto nella prevenzione del sovraccarico. E anche lì, insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per dare a Bucchi, al coach Bucchi, i giocatori nelle migliori condizioni possibili. I giocatori americani hanno veramente questo sacro fuoco professionale, lo riscontra lei nel Brindisi? Ma non direi proprio sacro fuoco professionale, loro sono tra virgolette un pochettino mercenari, sanno che Brindisi rimangono un anno e poi devono spiccare il salto verso mete più ambite anche dal punto di vista economico, e quindi loro si impegnano anche e soprattutto per questo motivo. Gli italiani invece sono più legati alla città rispetto a loro. Loro sì, sono effettivamente... sono legati alla città, ma perché hanno la possibilità poi di spiccare il volo verso altre mete. Le ultime domande con il dottor Palaia. Beh, se ci sono degli obiettivi personali in questo iter nella pallacanestro, c'è un obiettivo oppure cosa? L'obiettivo ormai, io ho 70 anni, no? Quindi l'obiettivo mio è terminare, arrivare a quel traguardo in perfetta forma, poi per il resto l'obiettivo, ormai penso di non dover dimostrare niente più a nessuno, forse a me stesso, perché comunque porsi degli obiettivi a prescindere dall'età è sempre estremamente stimolante, e il mio modus vivendi è quello, la mia filosofia è quella alla fine. L'ultima domanda riguarda il libro che abbiamo citato all'inizio, Corri, dottore, corri, scritto dal collega Beppe Longo. Beh, il dottor Palaia, per chi non lo sapesse, correva e quanto correva, campione regionale assoluto dei 100 e dei 200 metri e poi a 48 anni campione del mondo per la categoria dei medici e per la categoria dell'età, naturalmente, nei 100 metri. Corri, dottore, corri è un libro che lei tiene sulla sua scrivania? Beh sì, e quel Corri, dottore Corri è in riferimento al grido che mi fece il calciatore dell'Udinese in occasione dell'infortunio di Marino. Sì. Era un giocatore che era stato con noi l'anno prima, al momento non mi sovviene il nome, era una mezzala, e mi disse Corri, dottore Corri. Da lì Beppe ha fatto il libro. Ma forse tutto sommato è una corsa che ho fatto nella mia vita, perché poi in effetti sono andato sempre di corsa. E lui praticamente parla di un uomo assolutamente normale, innamoratissimo della famiglia, innamoratissimo della professione, che ha cercato di dare tutto nel rispetto sempre di quel rapporto umano che è stato preminente sia nella mia vita professionale di anestesista e soprattutto anche nella vita sportiva. Questo sicuramente ha voluto mettere a punto Beppe, e lo ha fatto anche in maniera diciamo eloquente, anche se all'inizio io ero un po' restio, ma fare un libro su di me, insomma, non... poi alla fine in effetti ha avuto un buon successo. Dottor Palaia, l'intervista finisce qui. Il Brindisi migliora il quinto posto dell'anno scorso o basterebbe bissarlo? Ma io spero di migliorarlo. Perché io sempre con il mio presidente faccio delle scommesse. E quindi stavolta abbiamo fatto una bella scommessa
se miglioriamo il quinto posto, lui mi deve cambiare la macchina. BMW per BMW, io chiaramente non rischio niente, però se perdo. Adesso le faccio la domanda più difficile, proprio allo scadere. Il Lecce va in Serie B quest'anno? Ma io lo auguro soprattutto per i tifosi, perché i tifosi sono stati veramente encomiabili nel sostenere la squadra, e lo dimostrano anche i 10.000 spettatori che normalmente ci sono allo stadio ogni domenica. È un lusso per la Serie C. Io spero soprattutto per i tifosi.